Allora, boys, andiamoci a vedere quest'altro bunkerigno. So tutto bunkerigno. Mi sono quindi armato di pettorina e ho iniziato a svuotare il mega bunker. Seconda. Io volevo fare una domanda. Eccoci qua. Ma scusa. Vediamo se mi sanno rispondere anche in chat, magari pure da te ne sanno di più. Io vedi un video di Michele, perché io comunque lo seguo, lo vedo assiduamente, dove fece prendo casa nuova, cioè me ne vado a convivere con la ragazza mia, faccio lo studio e fa vedere che fa lo studio. Ma da lì in poi, tutte le volte in cui ha fatto vedere un video mentre lui stava, capito, via dall'altra parte, stava sempre nell'altra casa. Ma che ha fatto? Già se n'è andato. È vero, mi ricordo qual è la casa. Ho visto il video da casa, frate. Sì, let's go, è letteralmente l'unico modo per farcela. È Let's go, è l'unico, è letteralmente l'unico. l'unico. Tu ci puoi provare a No, farlo potrebbe anche diversamente. essere che non è l'unico, però. Mister Maybe è qui. Era tutto bello sistemato, ma soprattutto Come pulito. posso Ora, curarmi come tramite si costruisce? telefono con il Prime? Prova a entrare da Google Chrome, Ruby, o da Safari. Let's go. Un vault. Intanto, per chi non lo sapesse, i vault erano dei bunker creati sottoterra nell'America degli anni 50 che servivano a proteggere la popolazione dalle bombe atomiche. Nella serie fanno vedere che i residenti rimangono all'interno del bunker per più di 200 anni e poi, per dei motivi che non voglio spoilerarvi, decidono di uscire dalla famosissima porta ad ingranaggio. Ed è qua che arriva il bello. Quindi non solo devo riadattare tutta questa stanza come il vault di Fallout, ma devo anche costruire una porta di entrata e uscita a forma di ingranaggio. In questa posizione qui che si apre in modo automatico con le luci, leve, effetti sonori e vapore. Perché gli ho detto di sì a Prime Video? Perché gli ho detto di sì? Perché ti riempiono dei sordi, morte, te scaccia nel denaro! Beh, da qualche parte dobbiamo pure iniziare. Già, Prima ma cosa. secondo me comunque non stai bene. Perché? Ma non lo so, secondo me ogni tanto c'è qualche squilibrio mentale. Oh, invece sento un po'. Emanuele, Davide, Calabrone, Provola, Sevusigno, Crio e Daniele, bentornati. Copriamo tutte queste pareti di legno e facciamole sembrare come una struttura d'acciaio create negli anni 50. Come fa? Ed eccoci qua di nuovo al Col brico. Scusa, io pensavo che usava tutta roba che gli aveva dato Prime. Cioè, invece la deve pure andare a comprare. No, non va bene. Ritardo qua, non va bene neanche questo. Queste qua sono quelle che ho comprato per il tè. Devi fare la roba grigia, vai sulla roba rossa, per te, ma ton te in culo. Della casa sulla panda. Serve qualcosa Vabbè, di però dai, solido e grigio. rosso Carto così dà un po' di di Sì, magari gesso. qualche Signori, polistirolo rifinitura, grigio. Ma da quando c'è Certo. polistirolo grigio, scusa? Non ci credo. Cioè, guarda. Sembra proprio una. Dai, raga, ma prego, Dio, che schifo. Che schifo, porco Però ammazza, Dio. dimmi se non date 60 seconds, oh. Sì, è The 60 Seconds, sì. Parete d'acciaio, 5,45 € a foglio. Sì, Mi sa che anche a sto giro si spende un bel po', eh. Prendiamoli, dai. 10 più 10, 20. 20, costano 5, quindi quanto ha speso Marzo? No, speri di? Ne costano uno, costa 5, ne ha presi 20, quindi ha speso. 5 per 20, 100. Brava Sorry, ho pensato. Ti ringrazio. E una volta recuperato e portate giù nel bunker le due confezioni di pannelli, le ho Meno male che mi ha scartate e piano illuminato, se no piano le non ho avrei mai capito appiccicate al quale muro per serbo vedere era, ti che effetto giuro. Lo ficco facessero. nel culo. Allora, cosa ne dite? Cioè, sembra una parete di acciaio, No, però fa tutta col polistirolo, cagà. leggerissimo, Brutto non come la rovina la merda, parete dietro ed è ma anche molto, molto veloce da mettere su. Quindi io direi, riempiamo Però completamente tutta la. sembra post-industriale la Ah, beh, in realtà situazione. ci sta. Sì, però, frate, c'è che non faccia vedere le cose così. Cioè, righe, se no mi fa No, cagare. vabbè, sicuramente gli tirerà una slaminata sopra de vernice. Sticchio, Sargo, Mostro, Cime e Davi, bentornati. Stanza con questi pannelli qua, soffitto, pareti e pavimento. Facciamolo diventare un cubo completamente grigio. La prima cosa che ho fatto è stata smontare la spa in quattro blocchi. Ragazzi, lui ha rimontato e rismontato. Madonna. Vabbè, Per però, ma gli poi. avranno dato una caterba d'esordi per un video del E genere, no, dai, per ci sta. carità, per Sono carità. arrivati nella parete in fondo al bunker. Ma scusa, Vicky, non ti danno fastidio quei pezzi qua? No, No, perché tanto assolutamente comunque tanto le fai no, finire prima, questo esatto è punto ovvio. voglio fare una controparete con una porta centrale per far sembrare che il bunker continua anche in profondità, altrimenti diventa soltanto un cubo fatto di acciaio. E così facendo non devo neanche tirare fuori tutta quella roba qui. Continuiamo. Angolo sistemato, da qua in poi si fa tutto. Si fa letto? Cioè, raga, ho già iniziato a mettere qualche pannello anche sul soffitto. Guardate che cavolo di roba strana sta venendo fuori. Pensate di. Sì, ma ragazzi, con 20 pannelli, porco Dio, ce fa una parete, ce fa.
dare quando sarà. Vabbè, li vai a comprare. Sì, cioè tra poco. Bellissimo. L'unico non problema credo, è che ho già finito i pannelli. Quindi eccoci qua di nuovo al Blico, stavolta però con il furgone. Guarda, hanno anche riempito tutto, eh. Hanno visto che li prendevo io. Che bello, tu arrivi e li riempio tutti. Saranno tutti. Scorte di polistirolo comprate, ho continuato così con la trasformazione del mega bunker e pannello dopo pannello ho ritagliato fuori anche la porta. Quando però ad un certo punto si è presentato il problema della luce. Quando io inizio a coprire questo pezzo di soffitto diventerà tutto buio. Cioè immaginatemi quando anche qua è coperto. Non ci credo, è uguale. Non si vedrà più niente. L'idea... Cazzo significa? Abbassa quel braccio! Metti tu luci bianche, Marco. Capito? De quelle che stanno pure nei film. Stai metti tu luci bianche. Sarebbe quindi quella di tenere buone queste luci. Eccole qui. Ma come faccio a mascherare le travi e far comunque funzionare le luci? O fai un buco dentro al coso. Ho pensato di continuare comunque con il polistirolo, ma creandogli un buco in corrispondenza del faretto, Michele, coperto poi da una griglia di aereazione. Secondo me ci siamo. Soffitto finito per fare palle. I buchi. Sì, ma ragazzi, come fa a sapere dove sono i buchi? L'ha segnati prima. Rubino, Giuste, bentornato. Io ho preso questa pistola che scalda praticamente questo pezzo. Ah, frate, dov'è che abita? Mi apro una falegnameria vicino a lui e in un anno vado in pensione. Genio, Alfio, grazie per i 20. Settino qua di ferro e ci permette di bucare tranquillamente. Ti do i soldi io, smezziamo. Vi dico la verità, non so ancora se questa pistoletta basterà per illuminare tutto. Quindi aspettiamo stasera che si abbassa sole per capire e queste qua le facciamo dopo. Nel frattempo che però aspettiamo, ho guardato bene la serie di Prime Video e nelle prime puntate fanno vedere che all'interno del bunker ci sono tutte delle strisce gialle sulle pareti laterali. Quindi tituliamo. L'unico problema della luce secondo me è che effettivamente sì, sta troppo distante dalla luce il buco. Cioè la luce entra tipo a filetto, però ne perdi la dispersione. Continuo a dire comunque, cioè deve essere mezzo post apocalittico, quindi ci metterà il fumo, comunque tipo softbox la luce. Ok, qua che te fa? Strisce gialle. La mezza striscia gialla. Frate, mi ha fatto vedere che nella serie la striscia sta più su, ma fa a metà. Vabbè. Notate come l'ho stesa molto male con il pennello apposta per far sembrare la striscia gialla un po' datata. Tiriamo via lo scotch, vediamo l'effetto. Mamma mia, devi mangiare il cazzo, Molte. Ragazzi, lo scotch gli ha sderenato tutti i pezzi di coso. Allora, questo qua è l'effetto finale. Ma ho notato che lo scotch ha rovinato la parte in cui è stato messo. Ma attenzione, non è assolutamente un problema perché i vault sotterranei hanno più di 200 anni. Beh, vabbè, allora usano tutte alla moda, mo prendi, mo te metti in un angolo e ci cominci a sdiarrear. Ci fai una spruzzata di merda, ci fai e poi dice tanto, ci hanno 200 anni. Quindi più è rovinato, meglio è. In ogni caso, ma vaffanculo, va. Queste strisce nere in PVC le scrocio molte case e iniziamo a fare anche delle strisce nere. Piano piano dobbiamo farlo sembrare sempre. Vedi, insomma, lui ragiona così. Uno ha scritto: allora mettici la merda sul muro. E signore e signori, fatto anche la porta. Guardate che bello che sta diventando. Ora, non so se avete notato, ma nei corridoi del vault, oltre alle strisce gialle, ci sono anche queste strutture un po' a cerchio che servono a tenere in piedi la struttura. E quindi posso non farle anch'io? No, con i pannelli di polistirolo. Muoviti, porco di Dio. Ho tagliato fuori una specie di pilastri componibili, dipinti poi con il giallo di prima e una volta asciutti li ho fissati al muro. Fighissimo. Allora. Vabbè, pensavo venisse peggio. Dai, sembrano le gambe di Agi Wagi. Allora, Agi Wagi è il mostro di coso. De quel gioco di merda che non lo voglio mai più ricordare. Vaffanculo. Giallo sbagliatissimo, fallo cucinare. No ragazzi, è la luce. Con la luce giusta poi sembra più figo. Non potete dirmi che non è molto carino, eh. Poi non si capisce qua che fine fa il tubo, ma vabbè. Non è che dobbiamo entrare proprio nello specifico. A volte fa il cucina, ma che te frega. Non devi dare spiegazioni a nessuno. Se ti trovano che sei un omicida, zì, sti cazzi. Sul lato opposto. Dai fai, dai fai, fai, dai, 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 fai, dai, fai, dai.
E, e guardate cosa mi è appena arrivato direttamente da Prime Video. Oh, e qui mi aspetto che gli hanno... No, gli hanno mandato il solito coso da appiccicar muro. Che cosa, il poster. Per riempire bene il vault di Fallout, mi hanno inviato anche questi poster. Guardate che figata. Guarda che belli. Sono belli, guarda, però. Sono tutti belli. Diversi, eh. C'è il famoso... Il fazzone che penso che ci avrebbe sborrato sopra. Ma sì. Lui che minchia sta facendo? Sta mangiando uno scarafaggio. Dai, dopo attacchiamo anche questi. Grandi, grandi. E arrivati a questo punto, per dargli quel tocco in più, io direi come... di fare qualcosa anche sul soffitto centrale. Che si inventa sto pazzo scatenato? La svastica. Allora, in mezzo al soffitto, per dargli un tocco un po' diverso, ho visto che ci sono anche dei tubi color verde. Due tubi nuovi grigi. Uno e uno. Oh, qua non deve sbagliare il verde, eh. Qui deve fare proprio quel verde di merda che utilizzano proprio per i tubi in mezzo verde alla strada. Acido. No, verde acido è chiaro, Marzo. Verde è chiaro, è vero. Verde tipo scuro, quasi come se lo unissi al nero il verde, capito? Viene quel verde proprio... Uno, due, perfetto. Già, ma hai già visto Rudy Senat, che è il nuovo allenatore del Napoli, non so chi sia. Smeraldo e ci ok? Siamo. Dai, ma avrei più scuro, più scuro. È vero. Sai cosa? L'avrei mischiato col grigio in certe zone, tipo, sai? Che dà l'effetto metallico. Oddio, però non c'è tanta luce, quindi sembra un po' più scuro. Ma sono belle, raga, guarda qua. Ma sta diventando una roba assurda sto coso, eh. Madonna mia, che belle. Carino. Ora, per coprire le luci, sono andato a prendere questa vaschetta insetticida, praticamente smontandola. Cioè, guardate quanti pezzi vengono fuori, di cui posso fare un sacco di cose. Guarda. Chiaramente useremo solo questo. Tac. Mettiamoli su tutti. Ecco. Succhio cazzi così grandi, guardate, che eleganti. No, dai, fammi andare avanti. Pazzesco. Ho preso anche questi qua in gomma piuma per riempire le travi gialle. Palle cosce. Palle kosher, succhio cazzi così grandi. Oh shit. Ah. Che puzzadiano. Sarà a Milano. Un cazzo così grande, sì. Le ca Milano. Sono africano. Hey. Guardate che cavolo di roba vi ho tirato fuori, raga. Il vault di Fallout creato da Michele Molteni. Guardate quanto sta venendo bello. E manca ancora il pavimento che dà quel tocco in più. Sapete benissimo che non mi vanto per le cose che faccio. Anzi, spesso le lascio molto grezze. Però dai, da solo, in 4 giorni, senza essere uno scenografo. C'è solo un piccolo problema. Adesso Mo tipo ci stava un cristiano alto 6 metri dentro al bunker e non sapeva chi fosse. Michele con un trombetta. Macete. Con un macete, sì. E il problema era lui. E non si capiva perché spawnava questo tutto cristiano. Dove devo Zuaze, Mante, Lore, Slimmi e Sud, e bentornati. Comunque ne dovresti fare l'emote di Michele Trombetta per quei giorni. E metti tipo un'emote a tre con la parte di sopra, poi il mezzo e poi le gambe. Le devi unire insieme. Un oggetto di forma circolare che serve per far andare avanti. Ehi, hanno votato il caso da presidente pure a lui, a Kingsling. In tutti questi migliaia di anni non è mai cambiato. Del go-kart. Ma sapete come si apre la porta per entrare e uscire dal vault e andare in superficie? Come? Non si apre così. No, si apre così. I sceneggiatori di Amazon Prime hanno pensato di aprire la porta traslandola verso sinistra e ruotandola nel verso opposto. Così. Ditemi voi come si fa a creare un ingranaggio che fa così. CGI. Perché? Perché l'avete fatta così? Che cavolo? Ho dei tiranti comunque. Vabbè, disperazione a parte, ho preso le varie misure e con altri pannelli di polistirolo ho iniziato la porta. Per fare il cerchio perfetto ho creato prima un compasso artificiale. Allora, qui ti fai i pezzi, eh. Qui vediamo come se la cucina, ma mi sa che te fa proprio i pezzi. Geniale. Ho segnato la circonferenza e infine ho ritagliato e incollato tutto. Ah, già, ha creato un compasso. Ok. Arrivati a questo punto, per farlo sembrare un ingranaggio, devo creare quei famosi denti che escono dal cerchio. E nella porta principale sono 9. Ho quindi diviso condimento, la circonferenza in spazi uguali. Creato il primo dente. C'ha una voglia di vivere lui che la invidio. Allora, ci guadagna pure, però è lavoro. Lo so, già, ma parliamone. C'è però un piccolissimo problema. Lo spessore è troppo piccolo. È una merda. Potevi rifare un'altra. Polistirolo un po' più spesso. Porco Dio. Ma è bellissimo. Questo è ciotto. Voglio dentro casa. Questo c'è vibe. Questo mi piace. Mamma mia, guarda che bella che è. L'hai voluta strabile. Guarda che bella.
perché mette là la colla? Ah, perché poi ci mette quello sopra, ok. Va bene. Sto vibando. Cioè, di cosa cavolo stiamo parlando, raga? Guardate qua. Adesso sì che è una cavolo di porta. Guarda quanto è una figata. Guarda quanto è resistente. E arrivati a questo punto devo creare un meccanismo che permette alla porta di traslare verso destra e nello stesso momento ruotare verso sinistra. Come si vede esattamente nella serie su Prime Video, devo creare i denti opposti a quelli che ho già fatto, posizionarli sul piano basso e poi da quella parte lì tirare. Questo permette alla porta di spostarsi in questo modo. Ovviamente tra dire e fare c'è di mezzo Michele Molteni che cerca di riuscirci. Allora, con i pezzi rimasti creiamo la base. Palle grandi, palle fischianti, palle un po' grosse. No. Primi due denti sono creati, né piccole. Il primo in questa posizione e il secondo in questa posizione. Ok, va bene, cucina. Fate cucinare Molteni. Sì. Sì. Ditemi voi se questa qua non è arte, signori. È perfetto. Traballa un pochino, ma perfetto, va bene? E quindi adesso che abbiamo visto che funziona, devo fare lo stesso ingranaggio anche nella parte superiore. Fate cucina Molteni, succhio una dei peni. Una, due, con quella porta lì iniziamo. Dai, fammi durare di più, dai. Succhio dei peni. Molto grandi. Niente. Ti deve sempre un Kinder Maxi quei cosi. E dato che al primo colpo era quasi impossibile azzeccare la misura, ho impiegato circa 40 minuti tra alzare il pavimento e abbassare il soffitto per trovare la posizione esatta. Oh, sì, è proprio forte. Cioè, non ci vanno cazzi a riguardo. Ci ho messo tantissimo a capire le altezze. Però guardate qua che cavolo di bestione vi ho costruito. È proprio forte, raga, forte. Madonna mia, me la voglio portare a casa non appena finisco il video. Me la voglio portare a casa. Ma ora il tempo. Ma che ce fai? È finito. Frate. Facciamo il test e vediamo se questo marchingegno funziona. Mamma mia, al che puzza di palle. Io tirerò la catena che c'è sotto verso di me e la porta dovrebbe aprirsi. 3, 2, 1, vai. Ok, per sta girando. Ok. Ok, raga. Raga, funziona! Non ci credo! Guarda! Guarda! Cioè, raga, ha funzionato! Guarda! Si è aperto il porto! Abbiamo visto, porco Dio! Abbiamo visto, porco Dio! Che merda, abbiamo visto! Porca Madonna! Scusate, Prime, se poi vogliamo collaborare con qualcosa di decente, magari ci possiamo sentire. Ma come è possibile? Che poi, tecnicamente, come si è aperta, dovrebbe anche chiudersi, diciamo. Mamma mia, c'è sta quel pezzo in cui cammina e basta che mi triggera. Madonna mia. Vabbè, non è a preciso a dente. Che bella la mia porta. Madonna. Sono stracontento. E arrivati a questo punto, l'ultima cosa che mi manca è completare il muro e rendere l'apertura automatica. Mettiamoci al lavoro perché siamo quasi arrivati alla fine. Dai, 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 dai. Dai, dai, che ce la portiamo a casa, ragazzi, strani. E con altri pannelli in polistirolo grigio ho tirato su anche l'ultima parete. Ok. Muro quasi completato, ovviamente quel buco. Io non sarei proprio capace, comunque, c'è da dire. Entrare e uscire dalla porta. Beh, Marzo, ma c'è chi è più bravo a livello così, sagace, e chi no? Chi segace? Certo. O segace? Sì, no, certamente. Ok, ho segnato con il pennarello quanto dove è grosso gira. Il cerchio della okay. porta. Così adesso possiamo creare il cerchio. Il cerchio della porta interno e lo taglia, ok. Se faceva una forma chiamatemi mezza Giotto, svasticosa signori, avrei. Giotto. Ho poi pitturato la parete con i dettagli del vault. Mi ha fatto tutta questa cosa per 10.000 euro, Vincent è un coglione. Ho deciso di ricrearli nuovamente, ma in rilievo. Considerando quello che fa lui tipicamente, cazzo, gli avrò dato molto di signori, più. Signori, guardate che bellino che sta venendo adesso, eh. Ammazza. Con Revolut c'è PR il quintuplo. Figurate fatta go. Siamo grafi 27. Fagli due belle palle. Tutto, tutto, veramente bello. Ma posso lasciare la porta così? Ma quello che vedi, quanto gli hanno dato? Ma che cazzo mi frega? L'importante è che mi vedo un bel video. E che se via i sordi.
succhio palle così grandi, affascinanti, e... cazzi molto sembra, grandi. A me piace. Ho preso sia spunto da quella reale, sì? Sia sparato leggermente a caso. Però ok, foto. Ma sembra uno yin e uno yang, sai? È vero, vero, capito? È veramente incredibile. Madonna mia, che bella. Ebbene sì, arrivati a questo punto, è arrivato il momento di aprirla in modo automatico. E okay, come ho risolto questa cosa? Molto molto semplice, guardate. Perché per il pavimento, la serie della costruzione del mega bunker, sa benissimo che in cima all'ascensore, adesso coperto da un ombrello, c'è un paranco completamente elettrico. Beh, anzi, andiamo più vicini così ve lo faccio vedere. Ecco, cioè, ha smontato pure questo qua. Madonna, frate, l'intero ascensore. Ma se io ne prendo uno simile e lo posiziono in basso, in orizzontale, e gli faccio tirare l'ingranaggio, problema in teoria risolto. Andiamo. Eccolo qua. Avrei fatto una cosa più facile. La leva? No, proprio, sai, una carrucola di quelle, sei tipo della pesca, quelle che giri, con un filo che tira il coso sotto. Quindi semplicemente, però, cioè, però teoricamente non dovresti girarla della porta per farla, cioè un volt, quindi dovresti tipo, vabbè, avere un pulsante. Ma se metti un attimo Giovanni dall'altra parte, dici gira in cagher cazzo, no? È due minuti. Capito, Giovanni? I vari Giovanni, secondo il vostro streamer preferito, signori, siete tutti delle comparse nelle vite di altri. No, bro, perché è uno dei nomi più comuni insieme al mio anche. Allora, questa parte qua l'ho agganciato. Il no, filo di alimentazione l'ho fatto passare sotto. Non è ancora tutto perfetto. No, è vero. No, anche perché c'è stato Totti. Madonna mia, guarda che figata. Ma che bomba, raga. Mentre oh, sto tutto Sputnik, porta, tutto sputnicato, sto tutto lamberato, tutto lamberato, sto tutto lamborghinato, tutto lamborghinato. Una volta attaccato e collegato anche quello, ho so tutto, tutto RS7, tutto RS8. A rotoli. So tutto lamborghinato, tutto lasborghinato. La plancia dei comandi. Postazione dei comandi. No, c'è una pignata che mi devo togliere. Adesso mi dispiace tanto, ma per allungare il cavo ho dovuto tagliare. Interessante scavata. Mandami una foto, Marzo. Fammi vedere un bel caccolone. Ma no, ma che te manda una foto? Ma secondo voi, ma è brutto, regà. Cioè, quando io c'ho un caccolone, tipo, cioè, perché io pure ce l'ho sta cosa? Che più? E il fazzoletto, ma invece soffiamme il naso, perché non c'ha mezzo senso. Ma non senso. Esce, è attaccata. Allora che fai? È come se ti scaccoli, però ci metti una barriera che è il fazzoletto. Però forse è un po' bruttino. Ah, come roba. Capito, cioè, meglio che se mi ficco così, cioè, se non senza telecamera ci avrei ficcato un dito fino al cervello. Io così faccio. Eh no, ma fatti, cioè. E finalmente dopo due settimane intense di lavoro sono arrivato a completare intero figata, dai. Sotterraneo di Fallout. Wow! Raga, guardate che figata atomica, mi viene da dire, è venuta fuori. Una cosa pazzesca, piena di dettagli, porta di ingranaggio, lampeggiante, comandi per azionare il tutto che tra poco proveremo, cartelloni con indicazioni appiccicati ad ogni angolo per ricordare a residenti interni le buone maniere quando si è all'interno del Vault. Ma la cosa più spettacolare è la che bravissimo porta di ingranaggio. Ma è il trattore, lo sai fa? Lui sì. Il trattore, è il trattore di 60 Seconds, dico, non se lo sa creare. Mica è tutto bello, ma accetteresti la quest che ha il 2% di possibilità di far diventare la tipa di 60 secondi il trattore? Veramente. Giù, e che con tutto un sacco... Un ammasso di monnezza come al solito, madonna, frate, cioè, che, cioè... Adesso sta proprio sul cazzo, se vede. T'ha sbattuto la mamma, t'ha sbattuto, se scrivi così è perché tu sei trovato che te scopava tua madre a pecora, dai. È l'unica, Sapo, grazie per i 9. Di cablaggio elettrico, tagliare fili, mettere comandi, prolunghe, connettori elettrici, spine, un sacco di roba. Adesso vediamo se funziona. Il momento tanto atteso è arrivato. Qui abbiamo il comando principale per permettere alla porta di andare avanti e indietro. Poi tipo premere il pulsante esplode e muore. Non penso. Qui abbiamo un telecomandino con antenna apribile e richiudibile che fa tu sei a vedere. Ma che? Ma io Gianmarco, ti è morto Discord, che è successo? Che cosa? Ah, io stavo a vedere. Oh, a me si è bloccato tutto, e si è bloccato tutto. Ti rimetto, zio. Ma tu vedi? Mo vedo. Nebbia, quando apriremo la porta. Eh? E qui abbiamo il pulsantino. No, pensavo se era bentornati, bentornati. Ma come aiuta la porta, scusate? Tu dici da fuori? Eh. Forse a timer, penis. Forse rimane aperto.
Penis Volt Access Key, che praticamente è la chiave di accesso per questa pulsantiera che mi hanno dato quando mi hanno invitato a vedere la prima di Fallout. Oh! Michelone senza cappello! E moci del ragazzino colpito! Quindi, grazie mille, Prime. Una volta che io schiaccio quel pulsante, dovrebbe azionarsi il motore sotto la coperta e far traslare la porta in questa direzione, apre col spostandola pene verso destra. Incrociamo le dita e proviamo. Ok, c'è strano pene, cioè, è lungo. Primissima cosa, accendere il lampeggiante. E il lampeggiante funziona. Accendiamo la macchina del fumo posta all'esterno, che permetterà di vedere questo effetto mentre apro la porta. Ok, dal rumore sento che è accesa. E adesso, raga, premiamo il pulsante per aprire. Guardate, c'è già il fumo che sta entrando. Si sta incendiando tutto, raga. Dicevo, e adesso premiamo il pulsante per aprire la porta. Speriamo. 3, 2, 1. Ma ci sarà la reaction del Molteni. Signori, ma non c'è fumo, raga. Dai, dai, ma non c'è dai, fumo dai, dai, come prende scivola. Ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Stava mezza cadendo, fratello. Su Prime Video, corri a vederlo, almeno capisci cosa ho costruito. Iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Oddio, hai visto? Hai visto? Repeat and pizzone. Pizzone, it's fantastic. Sta tutto smolecolato, tutto Molteni. Vabbè, porta bello, dai ragazzi, carino. Le dovrebbe fare queste cose un po' a tema alle volte, sarebbe figo. Sarebbe carina come roba. Tipo un sucking cock, una roba con Federic, fa tipo una collabo con Federic strana, de qualche tipo vestito, de drop, e fa tipo dove scopa? Un Charizard. Dratini.